Bentornati amici di Magro Disney. Brevissimamente te l'avranno chiesto in centinaia e centinaia di persone. Se tifo Genoa Sampdoria. a parte quello no, che se vuoi. Scusate. Che è anche interessante. No, parlando del magico. Non parliamo di calcio, parliamo. Non parliamo di calcio. Parlando del magico mondo Disney, ecco, cosa ricordi del primo giorno di scuola nell'Accademia Disney in questo mondo, ecco? Beh, stiamo parlando di un pochino di anni fa. Una trentina, penso, circa. Sì. Io, prima di entrare in Accademia Disney, ho conosciuto Carpi a Genova. Eravamo concittadini e già mi aveva veramente massacrato nel suo studio. Andavo con la montagna di disegni tutti i sabati. Pomeriggio io andavo dal mio maestro con la montagna di disegni sperando di aver concluso qualche cosa di buono e tornavo a casa con la coda tra le gambe. Ricevuto un po' di porte in faccia all'inizio? Dovevo disegnare tantissimo, l'ho imparato sulla mia pelle, sulla mia matita, quindi insomma, io ricordo che ero nel garage di casa mia e mi telefonò Carpi e mi disse: guarda, ho una sceneggiatura per te. Questo dopo 2-3 anni di vai e vieni da casa sua, da Milano a Genova. Ho cominciato a saltare come un pazzo e è stato un momento fantastico che ancora si deve concludere, perché da quel giorno ad oggi per me è stata un'emozione continua, sono sincero. No, assolutamente, perché hai realizzato un tuo sogno, penso. Sì, ho realizzato un sogno che avevo fino da quando ero piccolo e ancora oggi lo porto avanti. Com'è una giornata tipo di un disegnatore Disney? Come funziona? Dormiamo fino alle 5 di pomeriggio, prendiamo un caffè. Premi un pulsante ed è pronto. Poi torniamo a dormire dopo mezz'ora. Certo. No, è un lavoro pesante, nonostante non sia poi un lavoro, perché lavorare è un'altra cosa, però scherzi a parte, ognuno di noi ha ritmi e diciamo riti ben precisi, no? che si costruisce col tempo. Ho colleghi che lavorano di notte e di giorno vanno in giro per la città vestiti con un costume da Paperini. Ho colleghi che di notte lavorano e di giorno dormono semplicemente. O il contrario, io sono molto schematico, mi alzo la mattina alle 7 e comincio a lavorare tutta una tirata fino all'ora di cena, poi svengo solitamente, mi accascio sul divano e collasso. Quando ero un po' più giovane lavoravo anche dopo cena, ma adesso gli anni avanzano e me ne sono fatta una ragione, ne affaccio più. E per questo ti ringrazio, perché ti seguo ovviamente su Facebook e vedo che ogni tanto pubblichi uno schizzo a matita oppure un'inchiostrazione e ti però posso assicurare che ogni volta pubblichi queste cose è davvero un brivido, perché vedere proprio il passaggio creativo, insomma tutto il percorso che va diciamo dalla mente fino alla carta stampata è un qualcosa di assolutamente... un processo che sembra veloce ma in realtà è molto lungo. Considera che quando si parte da uno sketch a matita poi servono tutta una serie di approvazioni, certo, e quindi abbiamo vari step. Io mi diverto ogni tanto a fotografarli e a pubblicarli su Facebook per il piacere di condividerlo, no, con gli amici, certo, con i lettori. E ti parlavo prima di schemi mentali, a me servono perché ho i miei ritmi di lavoro che devono essere gestiti in un modo molto preciso, se no comincio a deragliare. Ma spesso alla mattina faccio le chine perché sono un po' più riposato, e le chine personalmente, per quanto mi riguarda, richiedono una certa concentrazione. Nel pomeriggio magari invece realizzo le matite o faccio gli sketch per il giorno dopo, e quando comincio a essere un po' stanco, dedicarmi agli sketch è più rilassante, quindi è una fase della giornata che conservo per quel genere di lavoro lì. Molto impegnativo, però anche molto appagante, insomma. Sì, vai più di istinto, no? Certo. Più di creatività, e quando sei con la testa e con la concentrazione un pochino più stanco ti lasci andare e la parte creativa, per quanto mi riguarda, scaturisce in modo più semplice. Ovviamente c'è una grossa differenza tra preparare una copertina per una testata X o preparare una storia lunga. A te cosa diverte di più? Dovrei dire tutto, però non è vero.
amo tutto ed è vero, ma le copertine sono ormai da tanti anni un po' la mia passione, la cosa che mi appaga di più, per il semplice fatto che sono un lavoro a cortissimo termine, no? Hai la soddisfazione, certo, di vederle realizzate nel giro di un giorno o due, uh-huh, e hai la fase creativa molto rapida e l'esecuzione ancora più rapida, poi vanno al colore nel giro magari di una settimana, tu hai la possibilità di vedere il lavoro già finito e magari dopo 2-3 settimane di vederle già pubblicate, quindi è un riscontro immediato di quello che è il tuo lavoro. Certo. Cosa che magari nella, diciamo che una storia a fumetti che si svolge su 30 pagine è una piccola maratona, no? Serve la costanza o giorno dopo giorno, poi magari la vedi pubblicata dopo mesi, non è meno appagante, ma è un lavoro veramente più difficile, in cui serve proprio avere dei ritmi, concentrazione a lunghissimo termine, diciamo così. Certo, assolutamente. Se tu dovessi dare agli amici di Magro Disney magari un consiglio per chi volesse intraprendere la tua fantastica carriera, ecco, cosa ti senti di dirgli? Cambiate idea subito. Apro parentesi, tutti i tuoi colleghi rispondono la stessa cosa, ora non so se... Ci sarà un motivo. No, leggere tantissimo, leggere i classici Disney, perché come dico sempre allo sfinimento, è la nostra matrice è Barks, sono i classici americani, certo. Ma se non vogliamo proprio andare indietro, perché poi mi rendo conto che noi abbiamo una grammatica un po' diversa, fare riferimento a quelli che sono stati grandi autori di collegamento, no? Cito magari Carpi, Scarpa, non ne cito tanti altri, Giorgio Cavazzano compreso, che è ancora in attività, quindi è un mostro sacro, è raggiungibile per tutti quanti, ma volutamente ho citato magari Scarpa e Carpi perché loro hanno lavorato moltissimo su Barks, sul comics americano, senza contare che Scarpa è stato il maestro di Giorgio Cavazzano, esatto. Quindi sto andando ancora più indietro. Io personalmente ho lavorato sulle quattro strisce americane, quindi Barks l'ho studiato per quanto possibile, perché anche lui è un punto inarrivabile, ma per come la vedo io occorre conoscerli alla perfezione per poi poter sviluppare un Disney moderno, attuale, no? Esatto. E senza concludere questo passaggio non puoi comunicare il mondo disneyano nel modo corretto. Esatto. È essenziale. Andrea, io ti ringrazio e ti faccio i complimenti per il tuo nuovo incarico come supervisore artistico. Grazie. Si nota pienamente a 360 gradi che stai ricoprendo questo ruolo. Ti ringrazio. Beh, questo è un bel complimento. Grazie davvero. Andrea, ti ringrazio grazie, e buon lavoro. A presto. Ciao.